Tra cielo e mare si sviluppa il parco naturale del Monte San Bartolo, la dorsale collinare che unisce Pesaro a Gabicce. Immerso nella bellezza di questa natura incontaminata, nel 1961 prende forma il camping Panorama. Fondato dalla famiglia Piperno, incontriamo oggi Marco, la terza generazione. Buongiorno Marco e grazie per averci accolti. Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sono lieto di avervi qui e di mostrarvi tutto quello che siamo riusciti a fare con la nostra struttura. Ma prima di entrare nel dettaglio, nella bellezza del camping, direi di fare un salto indietro, un salto nel passato. Marco, qui alle nostre spalle abbiamo un cartello molto particolare. Questo è un cartello fatto a mano da mio padre nel lontano 61-62, quando è partita la struttura. L'ho sempre mantenuto come ricordo di tutta questa attività, degli sforzi, di come anche poi è cambiata la maniera di accogliere i turisti, i clienti, dalle cose più banali come può essere la cartellonistica, poi alle strutture, a queste cose. Però sono molto attaccato a queste cose perché illustrano proprio il cammino, il gran cammino che è stato fatto. Ci troviamo sulla strada panoramica, la prima parte di costa alta dell'Adriatico, che con i suoi 24 chilometri passa davanti al campeggio Panorama. Esatto, il primo tratto costa alta dell'Adriatico, sconosciuto ai più, e stranamente lo conoscono molto più gli stranieri degli italiani, perché gli italiani passando sull'autostrada non sanno dell'esistenza di questo promontorio, che è bellissimo e sinceramente non ha niente da invidiare a nessuno. Quindi invito tutti anche a farci una biciclettata sopra, a visitarlo e a viverlo, perché ne vale veramente la pena. Alle nostre spalle abbiamo l'ex bar ristoro, Marco. È vero, quando mio nonno ha progettato il tutto, aveva collocato qui questa struttura. All'inizio, i primi anni 60, era un bar che era chiamato Bar Ristoro e che accoglieva, diciamo, tutti i clienti che scendevano giù in spiaggia, di cui mio nonno aveva preso anche una concessione demaniale, tramite un sentiero che è quasi in disuso per via dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di non accesso. E questo bar lavorava sia con i turisti all'inizio del campeggio, ma specialmente anche con la gente locale, quindi di Fiorenzuola, di Catarriga, eccetera, eccetera, i paesi che ci circondano, anche perché il nonno, leggenda narra che avesse sistemato dietro il bancone, insomma, un'avvenente fanciulla che attirava un pochino la clientela, tutto il mondo e il paese, no? Come si suol dire. Le cose ancora, sinceramente, non sono cambiate. Però è una leggenda, diciamo, per insaporire un po' il racconto. Il panorama è davvero mozzafiato da quassù. Marco, siamo a poca distanza dal mare. Quali sono i metodi per raggiungere il mare? Sì, la spiaggia più vicina è la spiaggia di Fiorenzuola di Focara, che ormai ogni anno è sempre più visitata e accresce la sua fama, perché è una baietta veramente spettacolare, speciale. E questa è proprio qui a 3 km. Altrimenti il consiglio nostro e di raggiungere le spiagge che sono al massimo 10-15 minuti di automobile, sia verso Pesaro che verso Gabicce, dove insistono sia spiagge libere, spiagge a pagamento di tutti i tipi, con ristorazione e via discorrendo. Noi abbiamo anche delle convenzioni con diversi stabilimenti balneari, in modo tale che i nostri clienti trovano posto a colpo sicuro, in modo da garantirgli tutti i servizi necessari per la loro vacanza balneare. Marco, come mai tuo nonno decise di aprire un campeggio e come mai proprio qui? Questa è una bella domanda. Quale sia stato il folletto che gli abbia ispirato questa cosa, sinceramente non lo so. Il posto, perché si vede che
era innamorato anche lui del San Bartolo e quindi ha pensato bene nel lontano 61 di fare questa cosa, che è un po' un'idea folle per quel tempo, anche perché all'inizio il campeggio lui l'aveva programmato sopra il colle, quindi completamente a vista mare, ma anche lì è stato molto previdente, perché ha capito che negli anni la falesia sarebbe venuta giù e quindi ha arretrato, diciamo, la struttura qui in modo che mantenesse nel tempo. Era quelli che noi scherzando chiamiamo il long eye man, gli uomini dall'occhio lungo, che ha capito prima di tanti altri l'importanza e la bellezza veramente di questo posto. Una grande intuizione. Da tuo nonno a tuo babbo, questo ha comportato un percorso di crescita, di sviluppo, di evoluzione? Senz'altro, è una storia lunga 60 anni, che non sono pochi. Tante cose sono cambiate, l'unica cosa che non è cambiata è la terra. Come diceva Toro Seduto, solo la terra dura, perché il resto è cambiato tutto, perché la clientela si è evoluta, certo. Le esigenze sono di più, bisogna stare al passo coi tempi. Quindi tutto è cambiato, l'unica cosa appunto dico è la terra che rimane sempre quella e specialmente la voglia della mia famiglia di continuare in questa piccola impresa, sempre con la stessa gioia, sempre con le motivazioni sempre più alte per far sì che il cliente venga in questo posto non come turista, ma che si senta veramente uno della famiglia, ed è forse anche per questo che abbiamo tanti clienti che ritornano, quindi sia per la bellezza del posto e anche per l'accoglienza, sia da parte mia ma anche del meraviglioso staff che mi circonda, perché chi viene a lavorare qui poi se ne va soltanto quando va in pensione e dura nel tempo. Credo proprio sia arrivato il momento di parlare di quali sono i servizi che offre il campeggio. Sì, diciamo che il nostro cavallo di battaglia è senz'altro questo spazio meraviglioso che c'è dietro le mie spalle, questa piscina con questo ampio solarium. E io ho sempre pensato che la piscina è un buco per terra con dell'acqua dentro, e questo è per tutte le piscine, però quella che caratterizza questa piscina è il panorama stupendo che la circonda, perché è veramente molto bello. Hai questa apertura sui colli, quest'acqua pulitissima, meravigliosa, e quindi questo è veramente il nostro cavallo di battaglia, e questo grosso merito va a mio padre di questa struttura, che l'ha fortemente voluta e ci ha fatto fare un salto di qualità notevole. Ecco, le piscine sono due, una più piccolina per i bambini e una più grande. Quali sono le dimensioni delle piscine? Sì, quando abbiamo sviluppato appunto l'idea di questa piscina, abbiamo pensato chiaramente anche ai bambini, di cui il campeggio pullula, e quindi abbiamo una piscina che è una 5x8 per i bambini, dove sguazzano fino a 5-6 anni, e poi abbiamo una piscina più grande sui 400 metri cubi d'acqua, che è una 10x20. In più abbiamo 160 lettini a disposizione dei nostri campeggiatori o di chi si vuole venire a trovare, e con ombrelloni tutto, piscina molto custodita, con bagnini, tutto computerizzato per i prodotti e quindi a prova di bomba. Io ho sentito di due bellissime novità per questa stagione 2021, la cena a bordo piscina e gli aperitivi del weekend. Sì, siamo sempre in continua evoluzione per accontentare sempre di più le richieste dei nostri clienti. Dato che la piscina di sera usualmente è chiusa, e abbiamo previsto appunto di fare cenette romantiche a lume di candela a bordo piscina, con un'illuminazione data soltanto dai fari interni della piscina, che è molto molto romantica. E poi abbiamo cercato anche di far socializzare tutti i nostri clienti creando appunto degli aperitivi, in modo che si ritrovano anche fra di loro, iniziano a parlare, socializzano. Perché questo deve essere alla base della vita all'aria aperta, proprio socializzare, come facevano i vecchi clienti una volta. Ecco, queste bellissime cene, questi aperitivi sono per tutti i campeggiatori, ma anche assolutamente per gli esterni. Sì, per tutte le persone che vogliono venire, non ci sono assolutamente problemi, noi accogliamo tutti e diamo ampia disponibilità a tutti. Ecco, quindi basta prenotarsi. Certo. Assolutamente sì, grazie. Alt, Marco. Eccomi qua. Potresti darmi un passaggio? Cavolo, più che volentieri, dai. Ok, grazie, facciamo un giro. Vieni.
nel camping ci sono piazzole per tende, caravan, camper e poi abbiamo dei bungalow, degli chalet e anche dei caravan che accolgono i clienti. Diciamo che prettamente questo è un campeggio, non un villaggio turistico, non si è trasformato in un villaggio turistico perché abbiamo sempre pensato che qui sul Sambarto un villaggio turistico c'entra poco, perché la gente deve godere proprio dell'aria, della terra, dell'erba, insomma di queste cose, come quando è nato il campeggio. Quindi avevamo questi clienti primordiali che si nutrivano d'aria ed erba proprio. Però chiaramente i tempi vanno avanti, le esigenze sono diverse, allora abbiamo creato in mezzo al campeggio questa zona chalet bungalow, molto confortevole perché la richiesta è molto alta, perché tutti vogliono tornare alla natura ma nessuno a piedi, questa non è la mia ma la copio, però in effetti è così. Adesso con piacere ve lo mostro. C'è un legame molto stretto con la natura, con il posto, è una cosa difficile da spiegare, diciamo veramente che bisogna provarla perché a parole non sono capace di descrivere le emozioni che si possono provare. E siamo adesso nella parte forse più gustosa, siamo nel cuore del ristorante, Marco. Sì, esatto, è un piccolo ristorante, una discreta scelta, tutti i piatti genuini. Assolutamente non esiste roba congelata, surgelata, eccetera, eccetera, e riusciamo così a soddisfare i nostri clienti. C'è dal pesce alla carne, contorni, abbiamo una cuoca sinceramente che è veramente molto brava, denominata Guapa, ed è bravissima, sia come cuoca e anche come persona. E il ristorante si sviluppa in parte qui all'interno, ma pochissimo, perché tutti preferiscono mangiare all'esterno, poi visti i tempi, preferiscono stare all'aria aperta. E si lavora. Io invito tutti ad assaggiare i nostri piatti perché ne vale veramente la pena. Ecco Marco, arrivando in campeggio si può usufruire della mezza pensione, della pensione completa o mangiare alla carta liberamente? Sì, questa è una novità che abbiamo inserito quest'anno per andare incontro sempre alle esigenze dei clienti, e quindi visto che la richiesta aumentava di anno in anno siamo presenti in tutte le pagine su Facebook, sul sito eccetera, con offerte di mezza pensione, pensione intera, proprio per cercare di accudire il cliente fino alla fine delle sue esigenze, quindi anche nel cibo. E poi noi siamo contenti perché degustano tutte quasi esclusivamente cose, cibi a chilometro zero, e anche tanti del Sambartolo fra le altre cose. Marco, tra le tante specialità abbiamo il bar, barbecue, insomma raccontami un po' tutto. Sì, abbiamo un bar che fa un bel orario perché dalle 7 di mattina fino verso le 24 di sera. E poi vabbè, come dicevamo prima, il ristorante, qua abbiamo allegato una pizzeria, c'è la possibilità di cibo da sporto, abbiamo un piccolo punto market con tanti prodotti tipici, dall'olio dei nostri colli al vino dei nostri colli e al miele che viene proprio da un chilometro da qui. Col pane fresco anche la domenica, ci siamo adoperati anche per accontentare i clienti con l'esigenza del pane fresco la domenica. Abbiamo a disposizione del campeggio dei barbecue in muratura, perché la brasolata è d'obbligo, in un campeggio nella vita all'aria aperta la brasolata è d'obbligo, e quindi abbiamo diverse postazioni barbecue dove possono cucinare. Anche quest'anno poi specialmente abbiamo cercato di aiutare i camperisti, che spesse volte si trovano in difficoltà nel momento in cui vogliono visitare il nostro circondario, perché tutte le volte devono muovere il camper, chiudere baracca, burattini, e quindi su richiesta abbiamo biciclette elettriche, mountain bike, macchine a noleggio, ogni tipo di cosa, scooter, di tutto, tutto senza muoversi da qui.
Ho visto diversi amici a quattro zampe. Sì, sì, ce ne sono tanti. Ma gli animali, i cani specialmente, sono ben accetti. Poi diciamo che è il primo cliente, perché è sempre stato abituato all'aria aperta, no? E quindi è importante che ci sia accettare queste persone, perché si sta sbloccando adesso, ma fino a poco tempo fa erano poche le strutture che accettavano i cani. E invece noi è da tanto tempo che lo facciamo, e questo è un segnale importante, perché vuol dire che siamo attenti anche alle cose, fra virgolette, più piccole, perché per noi magari un cane è poca cosa, ma per il proprietario è un membro della famiglia, e quindi non farglielo portare come dimezzargli la famiglia o renderla monca, e questo non è assolutamente giusto. Oltre a questo, poi per i bambini ci adoperiamo tanto per i bambini, quindi abbiamo un'area svago, dal ping pong ai vari giochini, lo scivolo per i più piccoli, altalene, campetto da pallacanestro, un piccolo campo da pallavolo. E quest'anno, proprio per i bambini, abbiamo creato una mascotte del campeggio che si chiama Super Camp, in un portachiavi. E i bambini girano con questa mascotte, quindi gli diamo l'accesso alla piscina, ai giochi, eccetera. Basta che facciano vedere questa mascotte e sono molto molto contenti. Fra le altre cose, abbiamo anche un servizio per i bambini ottimo, che è quello, quando abbiamo un minuto di tempo, è quello di fargli scorazzare il campeggio, appunto, con la macchina elettrica che avete visto prima, che è la macchina di Super Camp. Fantastico. Oltre a tutte le offerte che il campeggio dà, ci sono poi le offerte della zona del San Bartolo, che è importantissimo. Quindi c'è un'ampia sentieristica sia sulla falesia con viste mozzafiato sul mare, sia all'interno nei boschi. Non dimentichiamo anche la parte culturale, con la visita di Villa Imperiale, il cimitero ebraico, gli scavi di Colombarone, Villa Caprile con i suoi giochi d'acqua, che ci rende quasi unici nel panorama nazionale. È adattissima anche per chi ha piacere di usare la bicicletta, dalle mountain bike a bicicletta da corsa, e con un po' di allenamento anche le bici da città. Ci si diverte veramente, ci si diverte tanto. Questo tour nel campeggio è stato davvero entusiasmante. Il campeggio è fatto di cose semplici, ma con grande significato, e che ti lasciano qualcosa di veramente profondo. Sì, sì, lo viviamo, lo vivo io, come l'ha vissuto mio nonno, mio padre. E vogliamo trasmettere queste cose ai nostri ospiti, insieme a tutto lo staff, che, ripeto, è molto valido. E ci riusciamo, ci stiamo riuscendo, e siamo molto orgogliosi di questo. Io vi saluto in tutte le lingue del mondo, perché qui parliamo di tutto, se non la sappiamo ce la inventiamo, quindi sono tutti accolti, stranieri, italiani. Venite, divertitevi e apprezzate la serenità del posto, perché di serenità ce ne vuole tanto. Andiamo dove ci porta la notte, cabriolet, panorama, non lo so perché, ma ci salviamo le pelle stanotte. Con Super Camp e la mappa del camping Panorama vi salutiamo. Qui vi accogliamo con il sorriso, live e smile. Arrivederci a tutti da Camping Panorama. Di nuovo con te, ma su una cabriolet. E con le tue mani.